Allora amici, benvenuti di nuovo al blog Kevin Biaron Team. Eccolo, come è cominciato Kevin? C'è il traffico. C'è il traffico. Ma sempre così. Esatto. Eccala. 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 Okay. Oh, na. I wanna be alright, na. Vabbè raga, noi stiamo andando di nuovo in montagna come al solito, però stavolta sarà molto promettente. 6 ore e mezza di viaggio, di camminata. Vabbè, tre, però vabbè dai, va bene lo stesso. Sì. Ma perché c'è il mirino? C'è lo sniper. C'è il mirino, Così serve per tenerlo dritto, lo vedi il verde che fa così? Il bilanciamento. A prova di cretino proprio. L'ho impostato per te. No, grazie, tranquillo. Così stavo... li faccio bene i video. L'altra volta era tutto storto, faccio Kevin, ma tienilo dritto, no? Ma deve essere un video. Deve essere un video. È POV. Esatto. Allora, amici, ci ritroviamo su un autogrill molto carino, pausetta sigaretta. Pausetta sigaretta. Qual è la squadra che dici? Questa. Ah, oh, perché c'è la squadra DM. Secondo me sono dei ciclisti, tipo. Sì, De Rosa ciclisti. Sì, esatto. Piccola tappa. Ciclisti tipo. Oh ma coglione! Mi hanno lasciato! Ah! Che cazzo fa? No coglioni! Mi stavo fermando! Oh testina! Testina! Ma che fa freddo! Ma che sono in aglio! Fa freddo cazzo! Fa freddo? Ulala, buongiorno ragazzi, bentornati sul nostro canale, vi stavamo aspettando. Oggi siamo a Pigra, e niente, oggi stiamo andando su al Monte Crocione ragazzi. Oggi siamo, oggi ho guidato io che il Guirlone lavorava, c'è il Gio. C'è il Kevin, saluta. C'è il Gianji. Ciao a tutti. Oggi andiamo su e ci rilassiamo di nuovo. Kevin, cosa hai portato da mangiare oggi? Wurstel. I Wurstel. Wurstel riso, come sempre, perché i filippini senza riso. Però questa volta il cavatappi l'ho dimenticato. Sapete Kevin, l'altra volta ha dimenticato il riso e oggi cosa ha dimenticato? Cavatappi. O uno l'altro. C'è sempre qualcosa che si dimentica al nostro Kevin qua. Adesso abbiamo fatto la merendina perché siamo arrivati tardi, è mezzogiorno, abbiamo trovato un po' di traffico verso l'uscita di Chiasso e abbiamo mangiato l'insalatina Rio Mare, molto healthy. Adesso ci prepariamo, ci cambiamo e ci vediamo su. Ciao! E oggi? Oh, sei in montagna, gangster! What's up? What's up? Fai un po' di creep walk. Mohammed.
Monte Crocione. E alla. Take my mouth out of my wife's name. When I grow up, I want to join army, say Pakistan, and destroy India. Inshallah. Inshallah. Mazza ragazzi, che caldo. Calor tio. Da poco tolgo tutto, mi sto in canotta. Oh, è vero, te che hai fatto hiking nelle Filippine, bro, com'era? Caldissimo là, no? Sì. Mamma mia, non immagino. Mantapo. Ci sono tanti. Bella, come è diverso. E mi ero abbattuto là. Oh. Però cazzo sono bene, io ci vorrei andare. Ma in ciabatte? A Vaianas. A Vaianas. Dai, mi cugini, è come la Vaianas che ho postato, Kevin, no? La Vaianas della Vibram. Sì. Con la suola Vibram. E via, appena prendi un sassolino. Ora poi sul mignolo. È quello il rifugio? È quello il rifugio. Venini, se non erro. Dobbiamo fare tutto il giro. Tutto il giro, passare lì. E arrivare là. Sembra il sentiero di Goku quando muore, no? Il. Com'è che si chiama il. Nell'aldilà? Sì. Il serpentone gigante, il là. Il serpentone gigante, sì. Ma c'aveva un nome, c'aveva quella di Goku lì. Vabbè. Non c'è la nuvola di Goku qua, ci può portare Speedy là in cima. Nuvola Speedy! Nuvola Speedy! Dove sei, nuvola Speedy? Zoom! Eccola là. Via. Là c'è un drone UAV. Pronto a bombardarci. Non vedo, non so dov'è. Ho mio pepolto. È vero che sei mio. Perdiamo. Qua in basso, ragazzi, si intravede già il lago di Como. Eccolo lì. Non so se lo vedete. Kevin non lo vede sicuro perché è mio. Lo vedi il lago? Almeno quello. Di che colore è? Giallo. Giallo. Non è a te, ma è lo sprint. C'è il nostro Kevin. Thank you.
No, e non fosse che no, sì, la tocca a me lì. Campione. Campione di chitarra, sì. Allora ragazzi, abbiamo appena passato l'Alpi di Lenno, quota 1400. Peccato che era chiuso perché volevo comprare un po' di formaggi. Ma meno male che c'è il pollino qua, mi porta sempre dei formaggi, però oggi ci facciamo vedere, ho portato un bel vinello da stappare su. Solo che il problema è stappare il vino, perché il nostro amico Kevin ha dimenticato il cavatappi. Quindi troveremo un modo, no Gianni per me troverà un modo di aprire il fantastico vino del 2014. Modo antico. Il modo antico veramente. Primitivo. Primitivo. Kevin aspetta che mi sa che vuole scendere giù così oggi. Vai Kevin, prova. Allora ragazzi, qui abbiamo trovato una specie di umano gorilla. Vado dai, manca poco, sali. Vai, manca poco. Ecco, ci siamo arrivati al rifugio Venini. Si spacca. Ce l'ha. Iha. Vai cavallo. Una per ciascuna, eh? Allora, bagno A, bagno B, bagno D e bagno D, ecco. No, ma no. Secondo me sì, potrebbe essere un bagno, eh? Sì. Un po' fa. Che bello. Ma va. Va bellaggio come si vede. Mamma mia ragazzi, quella lì sotto lì è Bellagio, che bella da qua sopra, guardate, oh Kevin, guarda che sono vecchi quelle cose. Trolli, quelle sono vecchie, dal 1919 sono stati costruite queste robe qua, zio. Ti complichi, cioè anche tu però ti complichi. Oh, questo c'era. Non lo so, è io che lo seguo pure. Welcome to my cribs, guys. Permesso, bari bari. Bari bari. Vi spiego una cosa, noi filippini, soprattutto i locali, diciamo tipo bari bari, che è tipo un permesso quando entri, per esempio, nelle foreste o nelle case abbandonate, vecchie, robe del genere, per chiedere permesso per esempio agli spiriti, sai che noi filippini ci crediamo molto a queste cose, e quindi chiediamo il permesso per entrare e per non venire a essere disturbati dagli spiriti che abitano ancora quel posto. Praticamente qua ragazzi, questa... Ora vedremo anche delle trincee che avevano costruito. Praticamente nel 1916, durante la prima guerra mondiale, avevano costruito queste trincee perché si preparavano a un'eventuale invasione della Germania attraverso la Svizzera, e quindi hanno costruito questa linea cadorna che si estende per circa 92 km qua, tutto nel Comense, e poi vedrete magari nei prossimi video, andremo a vedere altre montagne dove passerà la linea Cadorna. Oddio, dove sto andando io? Giusto? Sì, sì, là la croce. Ma qua stiamo scendendo.
dobbiamo impennare qua sopra, no? Dici? Mi sa di sì. Ma sì, qua non c'è più niente. Ci abbiamo messo un po', ragazzi, ci abbiamo messo quasi 3 ore. Eccolo là, Kevin che parte in scatto col suo passo felino del Kevin. Kevin! Quello qui si intravede la croce, ragazzi. Siamo quasi pochi metri. Uno, due, tre. Siamo in cima. Siamo in cima. Abbiamo fatto, ragazzi, e anche questa vetta è fatta. Qui l'arrivo dei ragazzi, via. Com'è? La croce più grande che abbiamo mai visto. Calabrese, è piccante? È piccante, calabrese. Questo è normale, calabrino normale. Toma al peperoncino. Toma il formaggio. Toma il formaggio. Questo cos'è? Bra. Bra. Asiago. Sono tutto accompagnato da pere e vino rosso. Questo è buono. Oh, non è male. The blog. Dai, oggi ci fai da comì. Sergio, questo tizio fa... Quindi. Sto buono. Ma non l'altro, certo. Facciamo le tende qua, guarda che bello. Bivacchiamo qui.
Allora ragazzi, siamo arrivati al parcheggio finalmente, ci abbiamo messo un'ora e mezza a scendere. Di com'è, siete stanchi? Ma va bene, easy, no? Vabbè, adesso ci siamo fermati qua, ci riposiamo un attimo. Guarda, come vedete c'è la macchinina. Aiuto, col biaero scritto in grande non si vede. Ora ci facciamo solito secche bon e via. Servizio al tavolino, al prato. Servizio al prato. Cosa posso portarle? Bollo manzo, fratello. Noi ci gustiamo come sempre. Oh, stava cadendo. Ci gustiamo come sempre questo bellissimo sake bon che ci riscalda. Ci rilassiamo 5 minuti e ripartiamo per Milano. Torniamo in mezzo allo smog. Lo so, è triste tornare triste, ogni volta. Vero, no? Cioè, torni dove, nello mezzo smog. Al cemento, mezzo al cemento, l'asfalto, i grattacieli, la gente brutta, la gente ubriaca che fa casino. È sempre brutto tornare a Milano. Cioè, se potessimo compreremo casa qua. Sì, basta che c'è un po' di internet. Un po' di internet, un po' di social media e via. Mica proprio la banca. Va bene ragazzi, spero vi siate divertiti, noi come sempre ci siamo divertiti, ci siamo rilassati e ci vediamo alla prossima puntata del Biaero Hiking Team. Ciao! Salutate ragazzi! Hello. Ciao! Bye. Ciao! Subscribe! È vero? Com'è? Subscribe! Ciao!